nasce dalla sinergia messa in campo da figure professionali di Amgas Blu, volenterose di fare qualcosa per il nostro territorio, che hanno sposato appieno la causa della nostra associazione e ci hanno permesso, grazie al loro contributo, di ridare vita ad uno dei giganti del mare, nello specifico quello di San Lorenzo, dove oggi siamo tutti qui insieme ad inaugurarlo. Ridare vita, cosa vuol dire? Ridare vita a questo trabocco significa riappropriarsi di quella che è la cultura marinaresca tipica del territorio garganico. Si effettueranno delle esperienze di pesca dove gli ospiti sono partecipanti attivi delle dimostrazioni. Cioè, gli ospiti pescheranno insieme ai trabuccoli, agli anziani trabuccolanti, come si pescava una volta con queste macchine da pesca. E questo accadrà durante l'estate? Accadrà durante l'estate, ma accade anche durante la primavera, perché con i due trabucchi già in funzione siamo arrivati quasi a 9.000 visite in due anni. Quindi siamo fiduciosi che con questo terzo trabucco raggiungeremo altri numeri, altri traguardi. Senti, c'è tanta storia che gira intorno a me. Ho provato, è stata così forte che mi sono sentito la necessità di dover fare qualcosa.